amici della Formula 1 e soprattutto amiche della Formula 1. Lewis Hamilton con la 64esima pole position della carriera partirà domani in prima fila nel Gran Premio di Spagna, a fianco a lui Sebastian Vettel con la Ferrari, vicinissimo in qualifica, ma poteva forse addirittura essere davanti il pilota della Ferrari al campione del mondo della Mercedes. Comunque una Ferrari in palla che piazza anche Raikkonen al quarto posto e, come detto, darà filo da torcere alla Mercedes in quinto duello stagionale che ormai da inizio campionato sta mettendo di fronte le due scuderie migliori fino a questo momento. Un Hamilton che è in un gran premio, in un weekend, questo qui di Barcellona, positivo, niente a che vedere con l'ultimo in Russia dove era veramente spento, si lamentava spesso e alla fine ha chiuso la gara lontanissimo dal suo compagno di squadra Valtteri Bottas. Questa volta qui a Montmeló il pilota inglese della Mercedes ha sempre dominato le libere e le qualifiche, ma comunque la Ferrari, che sembrava un passo indietro, è invece vicinissima, anzi potrebbe domani in gara dimostrare di avere un piccolo vantaggio sul tracciato catalano dove si sono disputati i test stagionali, dove è proprio iniziata al meglio la stagione delle rosse di Maranello. Detto quindi di Bottas terzo e di Raikkonen quarto alle spalle dei due capi squadra che al momento si stanno dividendo la testa del mondiale piloti con il tedesco della Ferrari davanti, abbiamo poi le Red Bull di Verstappen e Ricciardo quinto e sesto, Red Bull più vicine, sicuramente una pista più corta, una pista forse più adatta alle vetture di Milton Keynes, che hanno portato anche loro sì delle modifiche, degli sviluppi aerodinamici più che di motore che arriveranno in seguito, e hanno potuto limare un po' i distacchi notevoli che fino a questo momento avevano caratterizzato l'avvio stagionale del Red Bull. La sorpresa per la gioia del pubblico di casa, Fernando Alonso, incredibilmente il pilota della McLaren Honda, sfruttando le novità che paiono funzionare nel motore giapponese, oltre alla bontà del telaio della scuderia di Woking, ha fatto impazzire i tifosi accorsi al circuito di Montmeló, piazzandosi settimo. Incredulità tra gli addetti ai lavori, tra gli stessi piloti crediamo, e comunque tra i tifosi soprattutto, che davvero non si aspettavano il pilota asturiano nella Q3 e addirittura settimo, quindi in quarta fila domani. Sappiamo anche che Alonso è bravo a recuperare posizioni al via delle corse e chissà di non vederlo almeno per qualche giro lottare per le prime posizioni. Il tempo, tra l'altro, si pensava potesse portare pioggia, ma al momento sono abbastanza minime le possibilità che cada acqua qui sul circuito di Barcellona, un fattore in più che potrebbe sicuramente aiutare Alonso e la McLaren, ma anche la Red Bull, nonostante comunque ci si attenda, come previsto, un duello al calor bianco Hamilton-Vettel, Mercedes-Ferrari. A chiudere la top 10, come sempre, Massa con la Williams nono, suo compagno Stroll 18esimo, sempre lontano e davvero un po' sbiadito il giovane canadese, che si aspettava un po' più in alto e un po' più, diciamo, attivo alla guida della Williams. Buona la prestazione in qualifica, vedremo se ripeteranno l'ingresso nella top 10, quindi sempre appunto le due Force India con Perez ottavo e Ocon decimo. Alle loro spalle il resto del gruppo con le Haas, la Toro Rosso di Sainz e la Renault, questa volta un po' lontana dai primi, con Hülkenberg e Palmer. A chiudere il lotto Van Dorn e Kvyat, che se il belga del McLaren non ha avuto problemi, ma non è andato oltre il penultimo posto, problemi ne ha avuti il russo della Toro Rosso, che chiude il lotto dei partenti di una gara sicuramente interessante domani su un circuito dove l'anno scorso, dopo il botto nel primo giro tra Rosberg e Hamilton che si erano autoeliminati, c'era stata una lotta al calor bianco tra Red Bull e Ferrari. Vedremo se stavolta la Ferrari potrà lottare contro la Mercedes, fatti salvi eventuali incidenti, e la Red Bull sicuramente ancora dietro, ma come detto le caratteristiche della pista di Barcellona potranno consegnarci un Gran Premio interessante. Appuntamento quindi domani alle ore 14 per il via del Gran Premio di Spagna.